Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A Cento, in via della Canapa 54. Nella città del famoso pittore centese il Guercino, che non serve presentare, o nella città che Goethe definì una ridente cittadina immersa nel verde della campagna della pianura padana, è facile incontrare sotto i caratteristici portici che la contraddistinguono da altre cittadine botteghe così. 105 maggio 2019 di Marco Rabboni per TC100 Web TV. Proprio così, amici, stiamo parlando di Cento, la città del Guercino, e sotto i portici, a due passi dalla casa e botteghe del famoso artista del Seicento, si possono fare incontri piacevoli, quando all'ombra del portico si possono ammirare questi oggetti creati dal nulla, e incuriositi siamo entrati in questo locale che non sai come definire, se bottega o atelier. Entriamo e vediamo chi c'è. Incontriamo Vasco Fortini, centese doc, artista poliedrico che passa dalla pittura alla lavorazione del legno o del metallo con estrema facilità. Ma sentiamo da Vasco come spieghi il suo modo di fare arte. Grazie direttore, intanto per essere venuto qua. Grazie. E questo non è certamente un atelier né una bottega, è semplicemente un piccolo rifugio dove metto le mie cose che faccio. Ed è l'occasione di un negozio sfitto, per cui ho posizionato alcune delle ultime mie creazioni, che si possono anche definire opere d'arte, almeno se mi è... Intanto, Vasco, intanto che tu parli e ci descrivi, sì, un po', diciamo così, le tue emozioni mentre crei queste cose, noi con le telecamere andiamo a curiosare un po'. Perfetto. Qui nei dintorni vediamo anche tante bellissime cose, e poi dopo sa che non è solamente questo il centro, sì, nevralgico, sì, dove tu crei, c'è un altro bottega o piccolo rifugio dove tu crei, però qui ecco, spiegaci alcune cose, perché ci ha incuriosito il coccodrillo, perché quello è molto interessante, ma poi vediamo altre cose, vediamo materiale di ogni tipo, legno, ma anche ferro o materiale ferroso. Ecco, spiegaci un attimino il tuo modo di... Già il materiale ferroso è improprio, perché questo è acciaio inossidabile, materiale nobile che resiste nel tempo e dovrebbe durare in eterno. Quindi tra il legno, ecco, il coccodrillo per esempio, quella è una delle mie cose non significative, ma a cui tengo di più, perché un pezzo di melo che è stato abbattuto una decina d'anni fa, l'ho tenuto nel mio garage a casa, nella mia officina, e a un certo punto ho cominciato a tagliarlo, segarlo, bruciarlo, per ricavare questo animale che sembra, anzi per me, è il più bel coccodrillo che esista qui nel nostro territorio, forse l'unico. È fatto di questo materiale legno durissimo, scolpito, lavorato, e poi con i serpi di acciaio ossidabile e di ottone di bronzo, che lo fa sembrare un animale di altri tempi. Poi lo fa sembrare anche vivo, perché vivo, gli occhi, insomma, anche le movenze. Sì, l'occhio, anzi, per non... ha due occhi diversi, perché questo si può vedere da questa parte, che ha una sembianza, con l'occhio di acciaio e di ottone,
e si può guardare anche dall'altra parte, dove una pallina, le vecchie palline di vetro colorate di 50 anni fa, ha risolto il problema dell'occhio da quell'altra parte. Ecco, è una cosa per me bella, graziosa, artistica, è un pezzo del mio cuore questo, ed è una delle ultime cose che ho fatto, perché è roba dell'anno scorso, alla fine del 2018. Cioè, è una cosa recente, vogliamo dire. Attorno invece ci sono un po' di altre creazioni, dalla sfera di acciaio. Ecco, eventualmente torniamo dentro, Vasco, sì, così. Torniamo. Perfetto, da qua adesso mi descrivi. Perfetto, vai. Ecco, io premetto che non sono un critico d'arte e forse non sono nemmeno un artista, questo lo dovranno dire gli altri. Beh, gli altri, mentre guardano. Però qui c'è il lavoro, e poi forse dopo andiamo di là nel mio, che è la bottega. Qui c'è il lavoro di 30 anni che è cominciato con la creazione dei cavalletti d'acciaio, che sono cavalletti non tanto che servono per dipingere, ma che devono sostenere un'opera d'arte importante, per cui il cavalletto diventa opera d'arte anch'essa. Io ho cominciato nel 1990 a creare con le creazioni d'acciaio, e in questi 30 anni ho fatto all'incirca 40 cavalletti, cioè la media di uno o due all'anno, bisognerebbe vedere, uno diverso dall'altro, proprio perché sono tutte creature vive, diverse, e come un quadro diverso dall'altro, ogni cavalletto ha le sue specificità, le sue caratteristiche e la sua bellezza, perché il cavalletto ecco, vorrebbe visto proprio solo da sole, straniato da tutte queste altre occasioni, da queste altre creazioni, che poi qui è mescolato tra i quadri, tra alcune altre creazioni, sia con il granito, con il porfido, oppure le mele di legno, con gli inserti d'acciaio. Queste sono alcune delle creazioni che preferisco di più, sono belle oltre ad essere, fanno arredamento, ti tengono compagnia, sono cose che ti durano la vita e ti accompagnano come quadri per tutta la vita. Sono oggetti d'arte, e come l'oggetto d'arte deve essere apprezzato da chi ama l'arte, perché evidentemente sono oggetti fatti particolari in particolare. Diciamo che l'arte è un valore aggiunto. Diciamo. È un valore aggiunto che dovrebbe arricchire tutti un po' di più. Poi noi veniamo dalla nostra storia di 100. 100, quando si dice 100, si dice Guercino, per cui, e dopo Guercino, per correre velocemente, siamo arrivati ad Aroldo Bonzagni, siamo arrivati ai nostri pittori centesi, che abbiamo dei pittori meravigliosi, come Bruno Vidone, che è scomparso da 18 anni, e i pittori viventi, Nannini. Parliamo di pittura, Vasco? Sì. A questo punto allora ci incuriosisce andare a vedere l'altra bottega, l'altro rifugio, dove abbiamo visto, così dietro le quinte, dove lì ci sono pennelli, insomma, ci colori. Bene, amici, come vediamo, qui proprio c'è banchetti pieni di pennelli, pieni di colori, e voi non sentite l'odore, ma qui c'è anche odore proprio di pittura, odore di affresco, ma di quadro, ecco. Vasco, siamo proprio qui nel tuo luogo dove crei, dove quando hai un'ispirazione, anche un'ispirazione che ti viene passeggiando anche per la nostra piazza, per i nostri terri, perché ricordiamo che 100 è anche terra di partecipanza, soprattutto vale, quindi abbiamo anche dei quadri che sono ispirati a... Sì, qui non è né la bottega e né l'atelier, è un posto dove io mi rifugio per dipingere, cioè quando ho la cosiddetta ispirazione
ed è, c'è tutto pronto, i colori, le tele, e ogni momento è buono per passare di qui, aprire e mettermi a dipingere, cosa che io bussetti che faccio fuori all'esterno e poi qua li finisco. Questa è non è un atelier neanche la bottega, ma è un contenitore di sculture e quadri che ho creato in questi ultimi 30 anni. La scultura in special modo, ci sono alcune, dopo parliamo un po' della pittura, sì. La scultura, ci sono delle cose importanti, cose grandi, ma qui c'è il lavoro di 30 anni e di bello che non ho mai voluto, avuto il tempo per fare qualche mostra, perché l'acciaio bisogna spostarlo, è molto impegnativo, per cui questo dovrebbe essere l'anno buono per creare un catalogo di prestigio, per poter mettere in evidenza tutto quello che è stata la mia opera in questi 30 anni, parlando di acciaio, di legno. Ecco, il dipingere invece, adesso quando sentirà queste cose l'amico Nannini sia Matteo che Nicola. Sono i due, credo, ritengo io, Nicola e Matteo, i due grandi artisti centesi viventi. Contemporanei, assieme anche all'amico Mattioli. Sono i futuri pittori che resteranno, credo, come resterà Bruno Vidoni, nella storia dell'arte del centese. Ecco. Allora, anch'io ho sempre dipinto, certamente forse a un livello diverso, ma io ho sempre utilizzato la pittura del vedere il paesaggio di cento, degli alberi, dei pioppi e delle cose che si vedono uscendo da casa. Io non sono il pittore delle marine, perché qui da noi non c'è il mare, non sono nemmeno il pittore delle montagne, perché le montagne bisogna andarle a vedere. Creo l'acqua, l'albero e le cose in una particolare atmosfera. Noi abbiamo terra di acqua, terra di nebbia, e ci sono delle evanescenze e delle situazioni che si possono descrivere solamente con i colori, solamente con degli accostamenti. Ecco, qui ci sono molte cose già vecchie, datate, sono quadri che hanno una ventina d'anni, addirittura qui c'è qualche fiore anche, mi sono messo ogni tanto a fare qualche paesaggio, qui c'è una mescolanza che non dà ben l'idea di chi è Vasco Fortini pittore. Questo è proprio il buco dove io vengo e mi ritiro per creare quello che ritengo siano quadri, opere d'arte. Diventa, quando sente Nicola Nannini questa roba, dopo mi uccide. Vasco, ma c'è in 30 anni di storia, sicuramente avrei qualche aneddoto da raccontare divertente che ti lega a qualche opera, diciamo così, che è qui esposta in modo maggiore rispetto ad altre. Sicuramente per un artista tutte le opere sono come figli, quindi gli vogliono bene in un gran modo, però c'è sempre qualcosina che casomai stuzzica, diciamo così, anche la fantasia, la creatività in quel momento, che è casomai più o meno spiccata. Sì, ci sono tutte quelle situazioni. Almeno intanto credo che, come qualsiasi pittore, ogni cosa che crea gli rimane nel cuore, ma soprattutto ripesca una situazione che ha vissuto, perché sono già passati 20-30 anni, e ogni quadro io riesco a ricordare il momento, riesco a ricordare in che contesto è stato fatto. Adesso la cosa non tanto per il quale si potrebbe raccontare alcune cose, ma soprattutto, ecco, una situazione che si è creata con raccontare per ogni quadro, per ogni scultura, la sua storia, il momento in cui è stato fatto, gli avvenimenti, alcune, e certamente sono stati creati con un certo stato d'animo. Evidentemente ogni momento della vita ha le sue caratteristiche, e uno crea a seconda del suo stato d'animo. Questo è sempre stato il tavolo, io sono qui dal 2000, sono 17 anni che ho questo, 19 anni che ho questo buco dove vengo a rifugiarmi,
è proprio il momento in cui hai la cravatta, adesso ce l'ho perché ho altri impegni, ma metto il grembiule e sporco le tele per i 5, 10, i 20 minuti, poi vado via, poi torno quando ne voglio, ecco, non è, perché sempre per tutti il dipingere è difficoltoso, dover preparare la tavola, i colori, i pennelli, qui abbiamo tutto il necessario per cui uno si diverte e passa il tempo, perché mia moglie che è quella là nella foto, qui, ecco, quella è una mia fotografia, aveva 20 anni, 18 anni, da ragazza, la fotografia che ho fatto io, perché io ricordo che oltre alla pittura io ero anche, sono ancora fotografo, che assieme a Bruno Vidoni, sempre stato lui il nostro maestro, abbiamo fatto mostre anche di fotografia, c'è un percorso artistico pieno, per cui, e qua è sempre il mio, questa è una cosa strana che non ho mai venduto, che tengo proprio a ricordo. Comunque Vasco, mi sembra così, dai tuoi discorsi, dai tuoi ricordi, mi sembra che Bruno Vidoni ha contribuito molto a creare la tua vena, diciamo così, artistica e le tue ispirazioni. No, certo, Vidoni è quello che, sì, e soprattutto ha anche scritto alcune cose, allora io ero ragazzo, ma le prime cose sui primi cataloghi, i primi qua ci sono ancora. Ecco, questo per esempio, poche mostre, io ho fatto poche mostre nella vita, non nella vita, in questi, è del 1973. Qui abbiamo allora un Vasco Fortini versione. Questo è Vasco Fortini versione 1973. Vai a vedere Vasco. Anni, quello che ero un po' più carino. Te la ferma sull'obiettivo così, perfetto. Ma grande. L'importante è questa recensione di Bruno Vidoni, cui ha detto delle cose meravigliose. Ah, e non solo Bruno Vidoni, perché anche il professor Amedeo Neri ha detto poche frasi in occasione. Io ho vinto il primo premio nel 1966, nel centenario della morte di Guercino, il Comune di Cento organizzò una mostra di giovani, pittura di giovani. C'erano in teatro comunale, partecipavano all'incirca una sessantina di ragazzi e io vinsi il primo premio. E quando il professor Neri mi diede la medaglia d'oro al cinema Capitol, disse queste poche cose: le opere di Vasco Fortini manifestano oggi le premesse per una sicura affermazione di questo giovane pittore. Adesso poi sono cose. Ecco, ci tengo perché soprattutto Amedeo Neri, dopo Bonzani, a Cento, è uno degli artisti che è rimasto e rimarrà nella storia dell'arte centese. A questo punto Vasco, noi chiudiamo questa bellissima intervista, questo incontro, più che intervista, sì. Io direi incontro. Sì, non ho letto, ho detto quello che pensavo. Perché diciamo quello... così, come tu non ti piace definire atelier bottega, no, ma sì. Nel momento in cui ti trovi come stato d'animo definisci i tuoi rifugi, certo. Io mi metto al tuo fianco e salutiamo un attimino un po' che abbiamo scoperto, diciamo così, i meandri di Cento, che casomai ai più non sono conosciuti, ma c'è una grande cultura a Cento, c'è una grande, diciamo così, dinamicità. Vasco, cosa l'ultima parola, l'ultimo pensiero per Cento, lo possiamo fare? No, per Cento bisogna pensare, Cento è una città di cultura, è sempre stata terra di cultura, per cui è giusto che l'arte venga anche soprattutto incentivata, perché si sta perdendo un po' quel senso di bello, si sta perdendo un po' tutto. Allora ricucire, riprendere, ritrovare sarebbe la cosa importante, perché comunque soprattutto a Cento l'arte è nata, vivrà ancora ed è giusto sostenerla con tutti i mezzi adeguati, anche da parte delle io sono anche un consigliere, delle istituzioni, vuol dire. Istituzioni, ecco, darsi da fare per mantenere viva questa l'arte in tutti i sensi. In senso generale. Grazie direttore per grazie del direttore, no?